Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a parlare di catene per motoseghe. Nello specifico volevo presentare questa nuova uscita nel nostro catalogo Bazar Giusto e sarebbe una catena per motosega con i denti di taglio al titanio. Allora, io adesso avvicino questa Steel MS170, che è una motosega da 1,6 cavalli, che molti di voi conosceranno, dove ho montato questa catena. Come potete vedere, ha questi dentini di taglio che sono di colore differente rispetto alla solita lega, ok? E questo è il rivestimento in titanio. Allora, che cosa dovrebbe servire questo miglioramento, insomma? Allora, questo tipo di catena serve per andare a migliorare il tipo di taglio e ad avere una maggiore resistenza all'usura. Oggi volevo provarlo con voi sul campo per vedere se effettivamente riesce a svolgere il suo compito al meglio. Allora, vi ricordo che questa Steel ha una barra con catena da 3/8, 1,3. 3 ottavi è il passo e 1,3 è lo spessore della maglia motrice che entra all'interno del scorrimento della barra. In ogni caso, noi di questo tipo di catene abbiamo i rotoli da 15 metri, se non sbaglio sono 820 maglie, quindi considerando una catena media di 50-60 maglie si riescono a fare 13 o 14 catene. E abbiamo come misura l'1,1, spessore della maglia motrice l'1,3, come nel caso della Steel. Dal punto di vista dell'affilatura molti mi chiedono: ma questo genere di dente va lavorato esattamente come prima? Assolutamente sì. Quindi per l'affilatura, una volta utilizzata più volte la catena, è sufficiente utilizzare o le classiche lime che vengono usate specialmente per l'affilatura in bosco, diversamente con la fila catene di tipo elettrico. Quindi non cambia nulla dal punto di vista dell'affilatura, l'unica cosa che cambia è il dente di taglio, semplicemente quello ha avuto questa miglioria. Adesso andiamo sul campo e vediamo se effettivamente ne vale la pena. Adesso ragazzi proviamo un taglio al limite qua. Allora ragazzi, guardate cosa siamo riusciti a tagliare, un tronco di 20-25 cm senza problemi. Allora, questa Steel è una ha 1,6 cavalli di potenza, una barra da 35 cm, però non è assolutamente una motosega di tipo di abbattimento, quindi è, possiamo dire, un po' di più rispetto a una motosega da potatura, ma riesce a fare veramente un ottimo lavoro. Sicuramente la catena l'ho trovata molto in forma, riesce a tagliare ed effettuare un taglio netto e preciso, e tra l'altro è anche ottima perché ha un tipo di corrosione molto inferiore rispetto alle classiche leghe delle catene da motoseghe, quindi assolutamente consigliata. Come dicevo prima, le potete trovare sul nostro sito Bazar Giusto. Hanno un costo, lo ammetto, leggermente superiore rispetto a quelle classiche, ma dal mio punto di vista hanno sicuramente qualcosa in più, perlomeno si può provare ad acquistare. Ecco, poi secondo me una volta provate non tornate più indietro, perché effettivamente sono veramente valide. Detto questo, io vi lascio tutti i link in descrizione dei nostri rotoli a disposizione. Eventualmente, dato che vendiamo per il momento solo i rotoli e non le catene singole, vi lascio il link anche dell'imbuttitore e del rompicatena, che sono i due accessori per andare ad allungare o ad accorciare la catena a vostro piacimento, che sicuramente possono tornare utili a molti di voi. Con questo io vi ringrazio. Se avete delle domande, dei dubbi, delle perplessità, non esitate a scrivermi tutto qui sotto nei commenti. E un saluto a tutti e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!